La memoria significa per ognuno di noi non solo evitare di dimenticare, che già è una cosa importante, ma fare anche qualcosa in più. Prima Nico Pirozzi parlava delle scuole, probabilmente è venuto il momento in cui programmare in maniera migliore il fatto che in alcuni testi scolastici il Novecento quasi non è raccontato. Allora si dovrebbe rivedere, perché altrimenti il passare del tempo rischia di farci dimenticare. Così come quando io sento parlare il presidente dell'ANPI, per esempio, che ha 91 anni, che è Antonio Amoretti, che è vivo e vegeto e ha molta energia, o addirittura l'avvocato Arcella, che ha quasi 100 anni ed è il presidente dell'associazione degli internati dei Lager, e li sento parlare, io mi emoziono ogni volta che li ascolto, vedo i ragazzi che li ascoltano, hanno una specie di scossa interiore perché non avevano mai vissuto questa emozione, ma queste persone non saranno eterne. Allora, se noi non trasmettiamo la memoria, per esempio noi come amministrazione ce lo siamo chiesti, al di là delle tante cose che facciamo, la toponomastica. E voglio dire, Gaetano Azzarilli stava qua da tanti anni. Io un po' me la so fatta l'idea perché dalla riprovazione morale non si passava alla cancellazione formale e amministrativa, perché in realtà il tema è come l'ha colto anche l'assessore Daniele poco fa. All'epoca non è che la Shoah, l'Olocausto sono accaduti solamente perché c'era un pazzo criminale. Quel pazzo criminale si è fatto Stato, cioè quel pazzo criminale agiva attraverso presidenti del Consiglio, parlamentari, uomini di Stato che attuavano con la legalità formale quello che alcuni pazzi criminali, non un giorno all'improvviso, ma maturando evidentemente un rancore, un odio dalla sottovalutazione dell'articolo sui giornali, alle parole, a qualche cosa che si diceva nelle piazze, ma nessuno aveva il coraggio di cancellare questo toponimo perché Gaetano Azzarilli era stato all'epoca un eminente magistrato del nostro paese, talmente eminente da essere il presidente del Tribunale della Razza. E siccome rappresentava la legalità formale, forse nessuno aveva il coraggio di fare questo atto che passasse dalla riprovazione formale e quindi dire vabbè, ma tanto è una cosa che è accaduto qualche decennio fa, è accaduto l'altro ieri. Quindi per quanto ci riguarda, memoria significa anche ricostruire la verità. La verità significa che in questa città, in questo luogo, per noi significa togliere Azzarilli e mettere una dei tanti bambini, dei tanti esseri umani che all'epoca furono perseguitati, in questo caso Luciana, e morirono. E quindi a noi serve tutto questo, perché serve raccontare come Guido D'Agostino diceva poc'anzi, in questi anni abbiamo voluto molto valorizzare le quattro giornate di Napoli, altrimenti sembra che c'era solo il 25 aprile del 45, ma prima del 45 c'è stato il 43, nel 43 quando l'esercito tedesco era potentissimo con la complicità dei fascisti, sembrava impossibile che un popolo si potesse ribellare un po' da solo con una rivolta di popolo, eppure lo fece in tutti i quartieri. E quando lo racconta Antonio Amoretti, che ci dice che a 16 anni, perché all'epoca ne aveva 16, non ebbe difficoltà a impugnare un fucile e schierarsi dalla parte dei più deboli, ma dalla parte evidentemente della giustizia, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, bene, questo è qualcosa che ci rende particolarmente orgogliosi, ma non basta, cioè ci deve far impegnare tutti molto di più, perché quello che è accaduto all'epoca, come diceva Nico, è sicuramente irripetibile, ce lo auguriamo, ma le forme di violenza, le forme di discriminazione, i crimini contro l'umanità ci sono stati ancora pur dopo l'Olocausto, ci sono in questi giorni, e se continuiamo a rimanere in tanti, noi sicuramente non lo siamo perché vogliamo essere testimoni e non complici, ma se non riusciamo a scuotere i tanti indifferenti che stanno un po' là a guardare, ci vuole poco che quelle leggi che poi furono promulgate anche da Vittorio Emanuele, e anzi approfitto per dire, poi chiudo, che la Commissione Toponomastica di Napoli ha già deciso il cambiamento del toponimo vicino al Teatro San Carlo di Vittorio Emanuele in Salvatore Morelli, perché voglio dire, c'era anche chi poteva agire diversamente, ad esempio il re in Inghilterra, quando Winston Churchill decise, come dire, di andare a opporsi a Hitler, scelse quando qualcuno gli consigliava a Churchill di trattare con l'ambasciatore italiano e chiudere un accordo con Mussolini.
La vita è fatta anche di gesta importanti e per fortuna, oltre ai criminali, la storia ci ha consegnato anche persone che si sono schierate dalla parte giusta. In questa città in tanti si sono schierati, in tanti si schierano e in tanti si schiereranno, perché partigiani significa non rimanere indifferenti. Questo mi ha insegnato la giornata della memoria, non solo la retorica del ricordo, ma nuova linfa per impegnarsi quotidianamente per delle nuove forme di resistenza. Grazie, buona domenica a tutti e buona giornata della memoria.